Thank you.
Anoche salí a Cacarico y tuve un descontrol. Le di toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande que me están esperando la prieta en Gerudo Valley. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. C'è un gatto. Ah, sto proprio. Ii! Sto scalmanato stasera, raga. Sto scalmanato. Buonasera, bentornati tutti quanti in questo orario speciale, diverso dal solito. Sono le 18 e siamo in live, raga. Mai successa sta cosa, credo. Come state comunque? Tutto bene? Che mi raccontate bello? Si vede che sono appena tornato da lavoro, vero? Tipo qualche minuto fa, diciamo. Cioè, tipo dalle 9 di mattina fuori fino alle 18 circa. Però così mi sto stancando. Buonasera Sir, buonasera Vale, Cocco e Cala. Che mi raccontate di bello? Sta musica poi mi dà ancora più energia, raga. Incredibile. Ok, ma dobbiamo cambiare per forza, perché sta per finire. Quanto manca ancora. Poi. Allora, vediamo un po'. Ma con quale canzone me lo stai dicendo? Questa, Dale Zelda Dale. Kukui Ganon Rosario. Stavo scritto così. Troppo perfetta.
troppo perfetta sta canzone. Questa diventa la best gif su Telegram. Qualcuno di skillato lo faccia, please. Se riuscite a farlo, io sono felice. Ok, mettiamo questa che è triste. Ok. Perfetto. Ma questa è una puntata di Jalapas Show? No, 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 peggio. Molto peggio. Voglio ballare dei balli di gruppo? Quando vuoi, Ale, quando vuoi. Se vuoi... Questo weekend sono in via Tortona di Milano alla fiera del Best Games, Movies and Spacim a vendere gadget. Che tra l'altro oggi è arrivato il restock dei gadget di Astrosauri, di anche di roba tipo di FNAF e quant'altro. E ho fatto una cosa nuova, tra virgolette nuova ma con un bel design vecchio. Ho realizzato le spille di Jake il cane. Ecco qui, non c'è quella col culo perché boh, non so quanto abbia senso, diciamo, sul culo, però. Però adesso abbiamo anche le spille di Jake il cane, ecco. E quindi niente, le vendo. Una spilla, 3 euro. Due spille, 5 euro. No. Sì. Tre spille, 7 euro. Sconti misteri! Kami, Mauri, come state? Tesoro? Tutto bene? Allora, raga. Sono gasato. E questa è l'energia dei ventenni, vero? La sto percependo in questo momento, l'ultra istinto da ventenne, raga. Cioè, sono tipo forse 3 giorni che sto dormendo in modo sano e responsabile, 8 ore minimo, e oggi mi sto sentendo benissimo. Sono proprio che da... bella notizia! È una bella notizia! Mi sento di essere stato anche molto produttivo oggi al lavoro. Appunto, sono stato fuori dalle 9 fino alle 18. Beatrice! E quindi niente, raga. Spero che sia così sempre, ecco. Devo solo resistere e continuare col mio percorso, che io praticamente sto andando a dormire alla mezzanotte massimo, così che mi sveglio verso le 8 circa, che almeno prima mi sveglio più faccio cose, che solitamente io la sera perdo tanto tempo a fare un cazzo. Altra cosa in più, mangio fuori casa quando sono al lavoro, perché sono sempre in giro per Torino, e il fatto di tornare a casa per mangiare e uscire di nuovo fuori mi comporta tanto tempo, solitamente tra 1 e 2 ore perse, ecco. Quindi non mi conviene per un cazzo. Infatti, finita la leva, regà, tra l'altro vado fuori in palestra, vediamo come va. Ora sto sentendo che magari ho dare più fiere passe, più mi mangio le mani che non riesco ad organizzare su un banchetto, cose simili. Ma dipende tu quanto puoi permetterti. Cioè, se hai bisogno, chiedimi pure. Io ti dico già che a settembre c'è un Alessandria, ma penso che già hanno chiuso... le proposte. Ce ne sarà una a Genova e poi un'altra sempre a Milano, che è tipo Milano Malpensa. Cioè, ti avviso. Poi, però forse quella di Como è chiusa? No? Si può ancora chiedere? A luglio c'è la prima settimana di luglio c'è il Lago di Comics, proprio si chiama. Che Bea sicuramente ci va, io non lo so, ma non la vedo difficile, diciamo. Però vediamo. Dale, Dario, dale, traeme il diretto che chiero, Bert. Mamma mia. E il Muchadores Zack, e il sacco di... E il secchio del sacco è arrivato, che parla in spagnolo. Attenzione, mi bagno tutto. Come ho parlato? Ah, non lo so. Ma che è sta musica? No, è vero che... Vabbè, questa sì, è Made in Abyss 2, però... non lo so, mettiamo Peaceful Zelda Music for Studying and Relaxing. Ma noi non ci stiamo studiando, non stiamo neanche rilassando, quindi va bene così. 11 giorni è il mio compleanno. 11 giorni è il 16 e venerdì prossimo io non faccio live, mannaggia tutti i porcellini d'India che ci sono nel mondo. Però il 17 ti facciamo gli auguri speciali, ecco, facciamo lo stesso, arretrati. Se hai le palle oggi non dormi. Sei un po' bestia, vero? Non mi sfidare. Questa è... Questa è Twilight Princess. Ma pensavo fosse Pokémon. Ops, devo giocarlo Twilight Princess, tra l'altro. Sto così come? Che vuol dire così? Così bene, così male, così storta, così dritta. Luglio salta perché ho l'ultimo esame. Ai. Attenzione, che un astrosauro va in astroletargo. In spagnolo sarebbe il balde de Zack. È il balde! Grazie per la correzione. E grazie per il lurk, anche se non dovevi, non devi. Raga, non lurkate mai nella vita, non lurkate. È scostumato. È una maleducazione lurkare, lo sapete? Non credete a tutti quelli che accettano il lurk, perché è una bugia. Ve lo nascondono che fanno parte degli illuminati. Sto dicendo cose a caso, ma prima di andare in palestra si mangia un pollo cotto intero per le proteine, giusto? Ovviamente, pieno di buo poi tra l'altro. Se ne parlerebbe per l'autunno, allora fai settembre circa, più o meno. Ai, andale, poveri porcellini d'India. Però va fatto, va detto. Così malino, perché malino? Vuoi un abbraccio, misteri?
Io sto carichissimo, sto carissimo, raga. Dobbiamo continuare. Pea, Pea. Non ti spaventare. Non ti spaventare. Che cos'è qua? Non vuoi, Mary? Proxy? Quanti contenuti? Quanti flower? Ragazzi, 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 nuovo materiale, nuovi gadget di Bea, spoiler, spoiler, Dario sponsorizza. Volete? Volete un coniglio in un vaso? È una pianta particolare, è strana come pianta, un po' scema. Lo volete? 8 euro. Volete una spilla di King? Lo volete una spilla di King? 3 euro. Li volete insieme? 10 euro di, con un euro di sconto. Oddio, un topo! Beh, sì. Well, yes. I conigli sono roditori, quindi sì, ci va bene che sia una un topo. Zed 89, ok. Questa musica si chiama Chill Zed Music for Studio e pensi che sia poco. Ma... perché non mi lasci stare? Le solite cose, niente di troppo, sono io che ci do peso. Mister, io ti voglio bene, lo sai? Se qualcuno che ti fa del male, usa un mio santino. Non lo so, stampati la foto della mia faccia e usalo contro di esso. Vedi che brucerà. Funziona, testato. Il 97% delle volte funziona. Quindi ti consiglio di farlo, ok? Stampati la mia faccia. Cazzi tuoi. Quindi. E che vuoi? Oh, che ti vedi? Cioè, il dottore che ti dice il dentista, allora che il 99% dei batteri vengono sconfitti, 1% rimane. Cazzi tuoi, cioè, che ti devo dire, sore? Che vuoi fa? Vuoi prendere l'amuleto e oh, ai, o oh, dici? Ah, sì, è arrivata Asia che fa oh, ogni chan e fa un po'... Asia, come stai, patata? Tutto bene? Gli altri se ti vedono a casa si spaventano, vabbè. E appunto, è quello il... Ma tu non cogli a volo le cose, Asia, però, uff, è Asia. Siete rosa tutte e due, scusate. Mannaggia il patriarcato! Sempre e comunque, maledetto patriarcato. Sto anche io nella stessa situazione, zia, quindi ti capisco. Stampati anche tu, mio santino. Vabbè, raga, se state un pochino male, ovviamente mi dispiace, vi abbraccio. Stiamo per fare una live horror. Mi auguro di farvi divertire. Di far diventare spensierati stasera, ecco. Si può dire stasera, vero? Un sacco patato, voi come state? Bene, bene, come dicevo agli altri. Sono tipo 3 giorni che sto dormendo, circa 8 ore. E oggi, diciamo che è da una vita che mi sento così energico. Cioè, mi sono svegliato alle 8:30. Sono uscito di casa alle 9. Ho fatto tante cose di lavoro, sono tornato alle 18, cioè 20 minuti fa circa. E sono partito in live, vabbè, forse è proprio mezz'oretta, dai, non esageriamo. No, ma allora non era la tua faccia, ricorda che ti voglio bene. Allora, come si banna? Forse era questa... Banna la mystery... Ah, no, la chat... No, non ce la faccio perché la chat continua a scrivere, ma è peccato. Vabbè, ci ho provato. Raga, parlando di anime, oggi vi siamo finalmente visto il forgiatore di katane di Demon Slayer senza maschera e sono Moeta. Ma aspetta, non è il maiale. È quello... Tipo quello... Con la maschera tutta... Vero? Perché là sono tutti fregni. Cioè, purtroppo è così. Gli anime li fanno... Cioè... I personaggi io li fanno per forza fregni, con le bubas grosse o super muscolosi. Non c'è un altro tipo di essere umano, capite? Cioè, qualche altro tipo di essere umano che, diciamo, accolga i miei istinti animaleschi, capite? Cioè, sembra il solito tipo il modello o la modella. Mio Dio, in dimostrazione non sono tutti fregni. Beh, oddio, più o meno. Più o meno. Prima di pannocchie Demon Slayer. Ecco, vedi? Vedi? Pannocchia. Meglio? Beh, oddio. Oddio. Chi è? Ah, raga, avete ragione. Field of Glory 2 is a tactical game gratis. Approfittate. Dove potete vedere questa cosa? Sul mio Discord c'è letteralmente un canale di Discord, raga, che vi annuncia i giochi gratuiti. Quindi pure se sono giochi che non vi frega un cazzo, voi li scattate. Solitamente sono su Steam, su... come si chiama? Epic Games e quant'altro. Vabbè, io vi dico, date un'occhiata. Altra cosa, come ho detto ieri, ho rinnovato, ho aggiornato un po' Redbubble. Ci sono tutte le cose degli astrosauri, tra emote e dinosauri. Quindi tutta roba tipo stickers, magneti e cazzi e mazzi. E poi per il resto, ah, altra cosa ancora, TikTok, raga, TikTok, sono 2 giorni di fila che ho pubblicato 2 TikTok, uno, ieri ero pubblicato una vecchia clip dove Bea si atteggiava, che diceva, ma Dario perdi tanto su FNAF 2, mo ti faccio vedere io, e l'ho messo alla prova e si è cacata tutta per bandi, e diciamo è stata una piccola perla che ho salvato, che devo ancora pubblicare altri TikTok, altri clip
della serie di FNAF, però al momento ho pubblicato questa e oggi ho pubblicato un'altra cosa a tema FNAF pure, grazie a un'idea di Bea, e mi sono messo a fare subito e mi sembra molto carina da vedere, quindi ve lo straconsiglio. Ma tra l'altro vedo che c'è una chiocciola lì in mezzo, lo legge o fa finta di... Ma porca puttana, con sti cazzo di cookie di merda! E poi manco te li puoi mangiare. Sì, accedi. Don't touch my child! Who's touching the child? You are touching my child! Questa è una referenza però a Sir Pelo. Se non sapete chi è Sir Pelo, recuperatevi Sir Pelo. Perché è una mancanza grossa, sappiatelo. È cultura Sir Pelo. Negli anime e nei film Disney vogliamo più uomini terroni con la panza alla pelata e l'odore che sta di birra. Ma perché hai dovuto precisare terroni? Che poi a te non piacciono i mini terroni. Ok. Beh, dai. Dai, sta andando avanti. In arrivo. Cosa in arrivo? Rumbling. Facciamo che prima di andare di intro ve lo faccio vedere. Dai, che sono... No, non ve lo faccio vedere. No, sennò poi non andate a vedere. Non mi seguite su TikTok. Mi ha seguito qualcuno su... Mi ha messo due faccine, mi hanno messo mi piace. Comunque non vedo l'ora che esca il capitolo 225 di Jujutsu Kaisen. Non c'entra niente con quello di cui state parlando, ma volevo dirlo. Va bene, Cami, va bene. Io ti accarezzo, ti patto, ti do pure un bacino sulla testa. Ti vedi qua. Mua. Bravo, Cami. Il One Piece sempre. Perché di base quelli così sono tutti terroni. Quindi io così sarò da adulto, stempiato, col panzone, mi inizierà a piacere tanto la birra, che schifo poi, io sono uscito solo con straniere e terroni. Capisco, anche le donne Asia, erano di quella classe culturale. Hai tutto qualcosa in più. Serio? Oh, Stonks, regà! Stonks! Di Montgomery mi hanno dato due spille in più. Il resto tutte una spilla in più. Buono, ho fatto un po' di restock, regà. Quelle, le spille di FNAF, Jake, quelle di Goofy. Ma solo una Goofy, non c'era un'altra? No. Ehi! Anche Bendy. Le spille vanno tanto, eh. Mo c'ho 22 spille di Flowey. Minchia, sai come volano? Godo. Quindi qualcuno viene alla fiera di Milano questo weekend? No, nessuno? Va bene. Comunque mi è scambiato un messaggio e molto lo scrivo, va bene mamma. Sì, due ex ho avuto e uno era francese e l'altro... Ah, questo mi si risponde. Il messaggio è un altro ancora. Ok. Due ex ho avuto e una era francese e l'altra thailandese. Hai capito, da sietta. Che gusti. Brava. Sei uscita. Tu con più ragazze di me. Vabbè, considerando anche i ragazzi ancora di più. I figli sono un spiritual level perché pure io così. Io e Vin veniamo alla fiera. Serio? Venite davvero? Bea, Asia e Vin vengono a Milano alla fiera? Possibile. Raga, affrettatevi che stanno solo 9,99 euro i biglietti, non 10 euro. Un centesimo in più risparmiate. Per i primi 3.000 biglietti, eh. Sì, ma le francesi no. Non fare la razzista, vale? Non fare la razzista che noi italiani siamo peggio, eh. Cioè, baby day, manco ci laviamo. Dov'è? A Milano. È in via Tortona. Via Tortona. Nel caso poi vi mando meglio in gne. Ciao, Anna, come stai, patata? Tutto bene? Spero che stia meglio. Messaggio scammato. Delio, c'è Vini che chiede com'è andato il meme. Mannaggia per calcato. Non ne ho idea, lo sai, sincero. Non so da dove cazzo sia uscito fuori. Forse è semplicemente nato dal cuore. Perché viva le donne, sempre e comunque. Vabbè, comunque. Dove cazzo è via Tortona? Mo' circo. Scrivete. Facciamo così, dai. Fiera Best Movies Games and Comics Milano. Che poi è proprio lungo come nome. 10 e 11 giugno, ma siete scemi. No, è 10 e 11 giugno veramente. Che scemo che sono. Ah, c'è pure Cristiano Montagna. Ah, c'è la montagna di... L'attore della montagna del Trono di Spade, tra l'altro. Ecco qua, vi lascio un link, fai easy peasy. E c'è Cristina D'Avena, come al solito, classic, basic, dei cantanti, delle sigle, cartoni animati degli anni 90. E non so se c'è Gian Giovanni, effettivamente. Non sono mai stato in questa fiera. Questa fiera esiste da almeno 10 anni, da quel che so. E ho visto che più o meno... Sembra grande, sembra. Non vi so dire altro. Vi aspetto lì. Intanto mandiamo la sigla e andiamo avanti. E fanculo, viva i lupi. Then
Ringa, ma perché mi devi far agitare che ti devi abbonare proprio in questo esatto momento e mi hai scammato l'alert? Mi hai fatto scammare l'alert da Ringa. Perché? Perché? Come stai comunque, patato? Tutto bene? Finito di lavorare? Sei stanco? Come stai? Comunque, raga, ho fatto un altro restock pure di dinosauri. E no. Ah, ho uno zodiatore in più. Altri no, ho fatto 5 di Marco. Marco pure vende, raga. Marco, Reaper e Captain Zodiac vendono come astrosauri. Ma che sono fighi. Ma solo uno ho fatto di Giuto, ma sono scemo. Ma è un cazzo di dinosauro con la pergamena in bocca e un libro con la tuta d'astronauta. Che idiota, sono proprio idiota. Io non ce la faccio, io merito di fallire nella vita. Vabbè, comunque, Amnesia lo devo ancora disinstallare. Tra l'altro devo ancora fare il trailer del prossimo gioco che tutti dovrete seguire. Siete in obbligo morale di seguirlo, non mi interessa. E forza Napoli. Comunque, oddio, si può essere riflesso della scoperta della roba con gli spasmimon. Che sono i Pokémon con gli spasmi? Viva le donne, le amiamo. Ovviamente, solo quando c'è. Se scherzi, ovviamente ci dissociamo. Vabbè, se scherzi, potevi anche evitare di dirlo, scusami. Vedi che poi esce fuori il lato maschilista dei maschi. Cioè, noi maschi siamo un po' maschilisti. No, non avrebbe senso il nome maschilista. Tu sai se si possono prendere i biglietti direttamente lì? Ma. Madonna, ma raga, ma è alto per voi? No, eh? No, eh? Ok. Onestamente non ti so dire, Vale, ma penso di sì, immagino di sì. Porco schifo. Cioè, come tutte le fiere. Ma la barra deve rimanere là? La barra non si toglieva una volta? Ok, sparita, perfetto. Comunque c'è l'idea di venire a Milano, poi ti facciamo sapere. Mio, va bene tesoro, va bene, fammi sapere. Il nostro sauro è stato dimenticato perché non te l'ho mai detto come vorrei averlo. Scrivilo, che Bea ormai si è licenziata, non ha lavoro, ha bisogno di lavorare. Quindi non so tra quanto, inizierà a fare i dinosauri. Farà gli astrosauri che mancano, che non sono pochi, non sono assolutamente, almeno 10 penso. Effettivamente non mi ricordo l'ultima volta che è stato fatto l'astrosauro. Mi pare che proprio l'ultimo è stato. Forse Giuto. Sì, Giuto è stato l'ultimo astrosauro, raga. Forse da settembre. Mortacci. Sì, un peraltino mi sa. Davvero, raga? Serio? Non è possibile. Comunque, zia Deiria, probabilmente io andrò a vedere il film di FNAF. Probabilmente. Probabilmente. Tu devi vedere il film di FNAF, no? Probabilmente, non esiste. Non lo accetto. Se ti piace FNAF, sei obbligata a vedere FNAF, il film. Perché magari mi parte la brocca all'ultimo e non lo so. Ah, va bene, Vale. A me farebbe piacere rivederti, ecco. Ti vorrei abbracciare, ecco. Sembra una cosa carina. Poi, sai cosa? Se mi dici se vieni, cerco di fare in questi giorni la maglietta, almeno così te la consegno. Oppure potremmo incontrarci fuori la fiera direttamente alla fine proprio della fiera e te la smollo, ecco. Ci metto 45 minuti con i mezzi, ma devo prendere il peggio tram della vita. Aiaiai. Taxi? No, forse no, è troppo eccessivo il taxi. Intanto carico il gioco, raga, se non partiamo più. Porco schifo. Ecco qua. Dove lo scrivo? In privato, su Instagram, Telegram. Forse Twitch lo sconsiglio perché non mi arrivano le notifiche da Twitch. Che ho fatto? Ho caricato? Non ho letto, sono scemo. Oggi mi hanno chiamato dove lavoravo. Beh, abbiamo dovuto lasciare perdere perché con gli orari non riusciamo a metterci d'accordo. Serio? Non mi guardare così, Bea. Lo so che stai guardando così ad Asia, non a me. No! Ecco, vedi? Hai fatto dispiacere Bea. Attenzione, un astrosauro va in astroletargo. Mi fate paura quando fate i lurk all'improvviso, però. Attenzione, che mi spavento. Beh, appena poi, se non ti serve la luce, me la spegni. Così mi spavento di più, capi? Per la scena. Sono le 6 di pomeriggio. Sì, dopo. Fammi finire di guardare questi. Cosa è più importante di me? Cos'è? I simpol. No, mi dissocio. Simpol, ho detto. Sì. Vabbè, comunque, grazie per il lurk, Kala, posso contare su di te, lo so, ti ringrazio. Ma come si aprono le porte? Ok, già mi sto dimenticando i comandi. Comunque, io devo vedere Spider-Man, questo è Spider-Man, anche io non lo devo vedere. Bea, quando cazzo andiamo a vedere Spider-Man? Portami a vedere Spider-Man. Che poi Bea vi deve portare anche a vedere il film di Fanfo, lo sapete? Lei mi porta a vedere il film, non io a lei. Perché è lei che mi deve portare, è lei che deve farlo, ecco. Allora, dove siamo arrivati l'ultima volta? Dobbiamo cadere qua, perché sì, fanculo. Ma buttati, scemo.
Abbassati. Come ci si abbassa? Sono teneri però. Ah, sono proprio un mazzetto. Beh, non tutte... mi ricordo come ci si abbassa. Guarda, ci sono tutte le scritte per vedere come sono fatte. Può servire anche a te. Ho sparato. Vabbè. Ah, R1, ecco come si faceva. Io necessito di qualcuno che venga con me a vedere Flash. Ma è uscito il film? Ma che facciamo c'è qua, regà? Ma questo viene dal pacco nuovo? Sì, sì. Ah, allora c'è un Jake in più. Buono, buono. Esce il 15 di giugno, questo giugno. Beh, oggi ho portato il curriculum in due posti e domani lo porto in un altro. Vediamo come andrà. Dai, ti auguro veramente il meglio, Asia. Mi buona dispiace. Fortuna! Buona fortuna. Più che altro mi dispiace per il MacBook perché, cazzo, cioè, secondo me ci staresti bene tu. Più che altro, sai cosa? No, che ho letto Kami, ha iniziato a cercare un nuovo lavoro. No, che Asia praticamente ha la passione di lasciare totalmente random i suoi curriculum in giro per la città. Ma così per sfizio, per sport, perché gli piace consumare la carta, alla faccia degli ambientalisti, spendere soldi, perché è bello spendere soldi. E così, capi, Kami, è un vizio che c'ha Asia, però. È fatta così lei. Fatto, io sono più importante di te. Porca troia, non mi toccare con quelle mani. Ok. In che senso sei più importante di me? Che vuol dire sta cosa? Derio Bea, entro il 18 di giugno siete liberi? Perché non so se io e Vin riusciamo ad esserci sia per la Fiera di Milano che per il Pride. Però vorrei che ci vediamo tutti qua. Allora, per il Pride guarda che sicuramente ci siamo, Noi ci andiamo. Io voglio andarci e tu verrai. Cosa è successo? Me. Beh, perché è esploso qua? Io potrei anche decidere di non venire, lo sai? Non sono obbligato. Uffa. Dai. Uffa, ma che è che esplode tutto qui, Bea? Dai che sei gay anche tu. Come ti permetti di darmi del gay? Stai assumendo il mio genere, Bea? Sei gay. Ehi, aspetta un momento, puttanella. No, aspetta. Intanto la domanda non era rivolta a te. Intanto ti stai calmo perché sennò ti devo dare un bacino sulla fronte. Mi sa? Oh, cazzo sì, mi sa che dobbiamo correre. Figa. Ah, già. Ma a cosa è servita sta parte, scusatemi? Ho fatto una piccola... un piccolo scatto. E subito cutscene. Wow, la difficoltà del videogames. Oh, no. Non mi dire che ci dobbiamo nascondere adesso. Oh, il checkpoint. Il checkpoint. Oh, questo è pazzo, raga. Questo è pazzo. Ma un occhio. No, però le cose di Zelda no, non copiamo. Pucchino. Oh no 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 no. Corri corri. No, non da abbassare, facci culo. Ah, mamma. Aiuto. Ah, è vero che qua c'è la stamina. Stamina mina. Waga waga. Stamina mina. Angaleva. È andata puttane. Ma ci passa qui sto coso? Sì, perdiamo un po' di tempo. Perfetto, non ci passa. Ok, io mi nascondo qui nel frattempo. Tanto non mi vede. Palesemente non mi vede, vedi? Non ci arrivo. Non ci arrivo, meno male, non ci arrivo. Ovviamente io ho l'ego così grande che mi piace lasciare il culino a qualsiasi posto esistente. Esatto. Vabbè, raga, tutto a posto, sono sopravvissuto. Non è successo niente. Non è successo un cazzo. Bucchinara. Raga, mi do un attimo. Insirengare qua. Pucchino. Oh! Avesse esaurito! Dai! Ma questo è scemo! Sì. No, 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 ho fatto. Vabbè, Dario, proprio sotto alle palle. Sotto alle palle devi andare. Dov'è l'occhio? Ma forse... Aspetta. Facciamolo esplodere. Facciamolo bruciare a sto figlio di puttana. Brucia! No, era... Ma vaffanculo. Attenzione, un astrosauro va in astroletargo. Grazie per il lurcamio!
Allora, prenditi il piombo! Prenditi il piombo! Non se l'è preso il piombo! A secco! Avessi sorta. Raga, scusate, ma mi devo incazzare oggi. Quasi! Buchino! Buchino! No, però non puoi saltare, però frate, non sei Crash Bandicoot, che cazzo? Aia! Sono morto, vabbè, come ho detto. A secco e senza vasella, ma col sale. Aia, fa male! Grazie per l'urchinasia, comunque ti voglio bene. Ok, peccato però da quel che hai detto sembrava che andassi proprio benissimo i tuoi colli. In realtà, sni. Però... diciamo che ho avuto sfiga, ecco, più che altro. Buchino! Ma è normale che devo fare sta cosa? Ma io ho capito, però non posso nascondermi, non posso fare un ghezzo. Dario deve raccogliere gli oggetti prima, la priorità di Dario. Uè! Mi sta calpestando, mi sta calpestando! Come una mommy. Sei una mommy? No? Ok. Ce la farà il nostro capitan Dario? Ok, ok. Abbiamo le torce, questo. Ecco qua, sta a posto. Ma posso salire qua sul tavolo o... Ui. Ma veramente non mi sta, raga. Ti ho fatto esplodere una testa. No, no. Perché avere un momento gay? Non l'ho capito. Ah, gaming! Ho capito, avere un momento gay! Vabbè. Vabbè. Da posto. Buchino! Cos'è qua? Si è fermato. Si è bloccato? Raga, si è bloccato? No? No, manco per sbaglio. Ok. Fratella, smetti, non li voglio i bacini, porca puttana. Dai! Fammi prendere gli items! Ecco qua, posso? No? Ah no? Ma frate, mi stai picchiando di brutto però, eh! Che sfaccimma! Ma come devo fare sta parte? Dai! Lasciami stare. No, ma sono morto, mi sa, non ce la faccio. Ma non c'era un altro... Vabbè, posso guarirmi. No all'omofobia, sempre e comunque. No valsoia. Ok, allora, calmi, eh. Aspettate, raga. Dai, ma che palle, ma quando cerco di mirarlo. Qua mi prende, però. Mi ha perso di vista? Raga, mi ha perso di vista, sto coglione. Mi ha perso di vista. Buono. No. Come facciamo? Cosa c'è qua? Oh, attenzione. Abbiamo delle palottole qui. Ah, questa è la bomba. Ah! Cazzo! Dai, gira. Gira di qua. Vaffaculo! L'ho preso! Lo stronzo! L'ho ucciso? No, manco per il cazzo. Aspettate, io ho delle bombe e non ho paura di usarle, credo. No! Sono un coglione! Dai! Vabbè, mo. Vai Pikachu!
Dai! No, l'ho troppo presto. Oh, l'ho shottato? Lasciami stare! Non mi toccare! Via! Vai via! Carica sto cazzo di piombo! Dai, che questo mi afferra. Questo mi afferra, lo so. No. Eccola, m'ha piato. Porca puttana. No, non mi ha fatto un cazzo. Ucciso! Mamma mia, che grande. Ce l'ho fatta. È una bomba. Una bomba. Andiamo un po' di liquido. Cura. Andiamo. Bevilo tutto. Bevilo tutto. Porca puttana. No, aspetta cosa. E parte il ballo di gruppo? In che... Ah, sexual. Momento sensuale. Sexy. Momento sexy. Sexy. Usa cheat però. Ma non li so fare. Sono ignorante. Bisogna essere bravi anche in usare i cheat. Che ti credi? Ah, ma minchia, era tutto qui il capitolo dell'altra volta? Chi è? È il burro! Carissimo, grazie per il raid. Ma come stai? Come stai tutti quanti? Benvenuti a tutti. Non so se conosciate Devil Within. Sono totalmente in blind run, non so nulla del gioco. Siamo più o meno a metà game, forse nella seconda parte. Stiamo facendo una bella seratina, tra virgolette seratina horror. E vado di so, sì, assolutamente Cala, grazie mille, ti ringrazio. Siete appena arrivati in un momento criptico, cioè nel senso abbiamo appena sconfitto un mega bossone assurdo. E adesso c'è un po' di cutscene. Dead Island 2, vabbè, siamo pure a tema. È bello sto Dead Island 2, so che il primo è bello. Mai giocato. Arrivo, vediamo un attimo cosa succede qua. Ah, era una città quella. Buonasera caro, me lo stavi dicendo l'altra volta che eri su Devil Within, giocone. Ah, in realtà approvo, molto bello. Ovviamente non è che ti fa cagare sotto, perché appunto non è più psicologico che, diciamo, horror in sé. Cioè, forse è più stile Resident Evil, direi, forse. Sono un po' ignorante in fatto di categoria di videogiochi e quant'altro. Però è bello, ha comunque una storia interessante. E non mi sta dispiacendo, ecco. Sì, finito tutto. Ah, è finito oggi? Un bello addio in visto di Diablo? Domandona, Diablo è già uscito o deve ancora uscire in teoria? So che pure quello è una bella attesa, diciamo. Ma posso sedermi in quella panchina lì ad ammirare la fine del mondo? Ma che è? Com'era quel film delle città che si... Inception, forse? Voglio sedermi proprio qui. Posso? No. Mi sa che non posso. Vabbè, da scaffale sto gioco, ho capito. Non ci si può sedere. Va bene. Anche se avrebbe bisogno effettivamente di un po' di riposo sto povero cristiano che sta scappando da una vita. Le giostre! Ti prego, fammi giocare. Ma non ho più armi. Ho solo la pistola del cazzo. No! Profondo. Uscito tipo ieri. Ah, già uscito. Ok. Pensavo fosse tipo in beta. Diablo 4 Deluxe Edition. È uscito il 2. Release per i comuni mortali stanotte a luna. Ah, ok. Ok, a luna di notte. Ah. Vabbè, quindi già sei pronto praticamente. Buono. Bella pure la Deluxe Edition in generale. Quando fanno le Deluxe Edition, proprio belle quei scatoloni pieni di roba, statuine, artbook. Madonna, quanto cazzo. Ah, che belle che sono le Deluxe Edition. Sì, Inception, perfetto. Ricordavo bene. Film che ancora devo vedere, tra l'altro. Una delle tante cose che ancora devo vedere. White Fog, che è una referenza a Resident Evil questa, raga? Possibile? Stiamo sprofondando noi o sta salendo su quello? Dove dobbiamo andare per andare? Allora, qua c'è dell'acqua, quindi penso che mi devo tuffare. No, non mi fa cadere giù il gioco. Il gioco ha detto no. Però c'è qualcosa di là, quindi andiamo di qua. Open, è aperto, ok, possiamo entrare. Bucchino esorso, mi ha fatto caca sotto. Abbassiamoci, permesso, è aperto. Tipo i clienti alle 9:30 di mattina, l'apertura alle 10. Vedono la serrata abbassata così, permesso, è aperto. No, guardi,
direi che siamo abituati proprio a tenere la sala in questo modo. La sala cinesca la teniamo così per far fare un po' di samba alla clientela. Quindi sì, può entrare, certo, siamo aperti, sì. Allora, vediamo se... No, triangolo. Ma... Guarda, mamma, non so come si gioca. Ok. L'ho fatto di nuovo. No, che cazzo... No, forse non è qua, Dario. La luce, segui la luce. Ok, ci siamo. Zero di tutto, sì, sì. Uguale alla pagella del primo semestre. No, fra White Fog è chiaramente la citazione dei nebbi dei boss di Dark Souls. Ah, ok. Vabbè, ci sta però. Alla fine sono giochi molto simili, no? Questo è Dark Souls dei giochi horror, come dicono. Ovviamente è una cazzata. Specifichiamo, si può mai sapere. E... Non so. Sta scendendo? O stiamo salendo noi? Qua è tutto un ascensore. Vabbè, comunque l'importante è che è arrivata la fermata giusta. Possiamo proseguire. C'è una luce. Che cazzo? Sensazione che qua ci schiacchiamo male, eh? Dead Lloyd. Oh! Madò, che ansia. Io per esempio gli spazi stretti non li sopporto. Potrei essere un po' claustrofobico. Ecco, la parola corretta. Oh no, Exotic Butters. Che cos'è? Medicinale? La medicina? Abbiamo la medicina. Non ci serve la medicina però, raga. Non ci serve. C'è la lavanderia. Ben munito, dai. Per essere un buon appartamento di Milano. Sui 1200 euro al mese. Ci sta, dai. Sento chatare qui. Non è un buon segno. Se sento un'altra volta la frase di Dark Souls Day, io prendo un fucile da caccia e mi segnalo i numeri di telefoni delle persone, così posso chiamarle e dire: fra, hai detto una cazzata. Questo intendevi, vero? Uè! Ma che cazzo? Oh! È Homer Simpson. Mi ha preso per Bart. No, volevo sparargli dietro. Volevo farlo volare. Volevo far fare tipo Jetpack Joyride. Mi stai approcciando, fra? Mi stai approcciando? È questo che stai dicendo? Prenditi il pugno! Vediamo che succede. Non ci sono riuscito. È palesemente da trofeo sta cosa, raga. Pugno. Ma che cazzo. Non ce la faccio, sono scemo. Brucialo, che è meglio. Però c'è la bombola. Non è pericoloso? No. Sai che bello segnarsi i numeri di telefono a colpi di fucile? Sa da soddisfazione. Eh sì, perché praticamente tu proprio col fucile carichi quanti colpi ti servono e devi fare, sai, proprio, non so come si definisce quella tecnica di scrittura a puntini, no? Quindi per ogni numero devi fare tipo tot punti, così segni, che ne so, sul muro il numero di telefono di una persona, capi? Perfetto, secondo me è da fare, eh. Una bella soddisfazione, però anche solo il suono della pistola, della... Che, perché la... giallo? Blu? Solo il suono del fucile, no? È soddisfacente. Poco dispensioso. Sì, vabbè, non fa niente. Cioè, alla fine i soldi servono a questo, no? A farci felici. Perché i soldi danno la felicità. Facilità. Io ho detto, secondo me, sono palesemente dislessico. Allora, tutore qua, lo spariamo in testa. Però è ancora vivo. Che è stato? Io sto meme. Ah, sei stato tu? Me spacci, mi lecca. Scende, mamma, ehi. Ti stufi, roi. Dario ti punta il ferro, che fai? Buongiorno, dottor, chi è? Sei spaventato, secondo voi? Ma che schifo, si è scoppiato tutto, frate. Si è scoppiato. Che cos'è, un fucile, eh? Bruciamolo, è bello bruciare. Cioè, nel senso, non che sono piromane, nel senso, cioè, sapete, tipo quando bruci il pezzo di carta e c'è quella romino da... Che cazzo stai facendo, fra? Non siamo su wrestling che devi fare la gabbia. Dai, fai bravo. Fai bravo, sei bravo. Ecco qua. Mo ti picchio. No, io devo picchiarti a te, scemo. Sto picchiando un ufficiale. Un po' morto, però. No. Peccati sta sberla. Che? Questa è la ciambella mia. Sta mano può essere ciambella o può essere ferro. No, hai ragione, i soldi danno la felicità. Ecco, vedi. Con i soldi ti puoi comprare, per esempio, le Deluxe Edition dei tuoi giochi preferiti. Poi, se la Deluxe Edition è una delusione, vabbè, è un rischio, ecco.
È come giocare a scacchi. È sempre un rischio. Oh, ma come sono violenti sti cosi, sti mostri? Ma chi è quello? Ah, un operatore, poverino. La sicurezza sul lavoro prima di tutto, dicono. La faccia. Che? Schiatta? Schiatta. Oh, mamma mia, come sono violento pure io. Boom! Mi fa troppo ridere che esplodono così di brutto questi qua. Let the world burn! Comunque io vado, arrivederci, buona live a tutti. Camino, sai che ti voglio bene? Mangia bene, mi raccomando, eh. Poi dimmi cosa hai mangiato. Se ci becchiamo un giorno tra questi. Buona serata, caro, ci becchiamo alla prossima. Ecco, quindi dammi dei soldi e fatemi felice. Ma io non posso renderti felice perché non ho soldi da darti. E quello è il problema, caro Sir, capisci? Capisci la situa? Ma scusa, quello si è arrampicato... Si è arrampicato qua per arrivare da me? Vabbè, lasciamo stare. Turisti. Nessuno ne ha... lo so, è che qua in Italia siamo poveri, eh. Che ti credi? La povertà aumenta. Le tasse aumentano, aumenta tutto, tranne gli stipendi. Che ti credi? Secondo voi, dove cazzo devo andare qua? Allo moto. Ma non è che... No. Ma qua non stavo andando prima. Cioè vado qua, raga, no, non si può. Qua si deve raccogliere, tutto si deve raccogliere. Carichiamo un po' le armi, che almeno in vista di qualche pericolo siamo già pronti. Il problema è... Dove cazzo devo andare? Forse qua? Non penso. Oh! No, niente. Vabbè. Sta a posto. Ma c'è una porta! Ma Dario, ma scusami! Che cazzo è? Sì, vabbè. Ok, qua evito di sparare ancora perché tanto basta poco. C'è il tubo. C'è un idraulico? Ehi, Mario. Guarda che hai trovato. È un tubo, ma lui non l'hai creato. Aia, ma fammi raccogliere il materiale. Altro pugno ancora, penso esplode. Ecco qua, vedi, non c'è... Ma questo è cattivissimo. Cucchino. Raccogli tutto. Il fluido. No. Maronnami, questo fa malissimo. È vero che prima il detective Castellanos è smui... Resistente? Puff. È esploso. Tutto a posto. Barbecue? Chissà che carne... Che tipo di carne è questa qui bruciacchiata? Tipo degli zombie qui. Potrebbe essere buona. Io sono sempre dell'idea che se non provi non puoi sapere come... Un cibo, ecco. Sì, sono un po' strano a dire queste cose, eh? Ammettetelo. Regà, bisogna fare... Questa è la tattica. Un colpo di pistola alla tempia. E infine, qualche cazzotto. Vedi che spacchiamo tutto. Che ho preso? Ho trovato delle chiavi! Delle chiavi che servono ad aprire qualcosa. Oh. La telecamera, Dario. La telecamera, che qua mi sa che... Oh, cazzo. Oh. Ma che cazzo mi stai dicendo? Frama. Mo pigli il ferro. Baffa. No, non ce l'ho fatta. Sono morto prima. Che cazzone che sono. Sono un colliane. Chiedo scudo, raga. Se abbatti una porta a calcio puoi colpire anche i nemici dall'altra parte. Mai successo. Su 99% delle volte che caccia una porta, mai successo una volta, manco per sbaglio. Vabbè, oh, minchia, raga. Raga, ma perché sono scemo? Mi sono curato manco per sbaglio. No, là mi sa che mi conviene prima di tutto utilizzare il ferro pesante. Vedi che la gente ti porta a usare il ferro pesante, però, Vabbè, qual è il problema? Oh, una tavola. Mamma mia, mi sono fatto tutto bagaspo. Vaffanculo. Aspetta. Ciao! Corri! Ma ce l'ho fatta, raga. È scoppiato! Niente trofeo, ma veramente?
Veramente fate? Niente trofeo? Dall'Aua? Ma parlo troppo. Date 1000 pezzi, che bello. Cioè, mi soddisfa sta cosa che i cattivi mostri, i zombie vadano in 1000 pezzi. Ah, capì, è qua che dobbiamo andare. Qua che siamo andati. Allora, mo siamo di nuovo da Giorgio, che io lo sparo da dietro. Lui dice, ma che ci faccio in me stato? E poi mi vede e si incazza. Ma era un poliziotto prima, è cambiato. Ma fa... Maron. Dottore? Ah, ma cambiano. Cioè, capite? No, raga, bello. Però questo c'è il caschetto. Dite che cambia qualcosa? Oh, non gli ho fatto niente, indistruttibile. Quasi. No, ma perché mi faccio strozzare? Non è un fetish il mio. Si chiama pessime skill. L'ho caricato di brutto. No! Devo andare più sicuro, ecco qua. Tieni, senza rispetto, va. Dai, va, fa mock. C'è una bomba. Oh. Scusa, devo provare una cosa. E mo? Poi frate, mo? E mo? Ma non ci credo, regà. Regà, non ci credo. Non ci credo. Oh dai, ma sono mettato di nuovo. Ti prego. Mi scimo. No, oh, bellissimo. Questo è un capolavoro d'arte proprio. Puh! Cazzotto! Cazzotto! E mo me lo da me. Manna, mi faccio prendere troppo spesso a schiaffi però, eh. Aia! Non mi picchiare! Un po' meno però. Un po' meno. Vado! Oh! È morto? Ho esagerato? Vai, bruciamolo per sicurezza. Facciamo una cosa. Ho bisogno di guarire. Guariamo. Quanto mi cura sta... Ah, forse è anche il massimo. Forse ho sbagliato. Però mi rincoglionisce. Quindi forse... Oh, mamma mia. Ma che è come Left 4 Dead? Che se prendi alcuni tipi di medicinali diventi pazzo? Un marò. Meno male che l'ho fatto muore, raga, perché non sapevo di questo effetto io. Dottore. Uno sparo la tempia. Boppala! Oh, no, ha usato un calcio. Raga, uno zombie che usa un calcio. Stiamo scherzando? Che facevi judo prima? Judo si usano i calci? No. Kickbox, forse? Non mi ricordo più. Vabbè. Abbiamo 40.000 cose, raga. Non mi sto potenziando per nulla. Vabbè, fa niente, vuol dire che sto bravo, non c'è bisogno. Stonks. Allora. Muniamoci un po'. E che ha fatto? Finta? Frate, ma... Ah, devo tenere premuto? Lo scopro solo adesso? Vabbè, vuol dire che sono scemunito. Ma... Poi? Grazie. Ma non mi dire che... Ma all'ultimo. Vabbè. A posto. Ok. Siamo carichi. Siamo carichi. Wahoo! Ma devo per forza fare questa cosa perché poi di là si apre. Eccoli. Ma minchia. Ma tutti con i calci qua aprono le porte. Incredibile. Assurdo. Un marò. Ma i poliziotti non usavano le pistole o i manganelli, no, i martelli. Però che fanno anche rima, eh. Chino. Mi sa che forse uno... Quasi? No, non... Caduto a terra. No, 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 brucialo, brucialo, brucialo. Affanculo. Ma voi non... No, eh. Quasi. Ma non vale! Ha fatto sfuriate! Come Pokémon! Tasto stronzo! Che cazzo mi hai preso? Affanculo! Oh! Pazzo! Sei pazzo! Malandrino! Aia! Però non si è fatto un cazzo il mio personaggio. Marò! Ecco qua. Ma... Mai nella vita io che prendo gli oggetti degli stronzi, vero?
Perché semplificarsi la vita quando puoi complicartela piuttosto? Vabbè, vediamo un attimo chi c'è qua. Passiamoci perché così lo prendiamo alla sprovvista. Mi pare che c'era un altro stronzo qui. Vabbè, muniamoci, muniamoci. Così almeno facciamo un po' di stealth e vi faccio... Si scemo io. No! Osso di calcio! Ah, questo forse è, quello, è lo stesso stronzo di prima. Passato solo un pugno. Buono. Abbiamo risparmiato un po' di tempo. Ah, questo forse non l'ho preso. Ah, della lava. No. Così non va bene. Ok, teniamoci la pistola che è meglio. Mazzo di chiavi da canale del vicolo usato per accedere alla magazzina dei materiali. Ok, scappiamo. E invece si abbassa. No. Vaffanculo. Pezzo di cretino. Brucialo. Perfetto. Raccogli quello che ha. Non ho niente. Me ne ero dimenticato di lui, sapete? Ma cosa mi sta sparando? Ma guarda quel figlio di puttana. Cazzo. No, vabbè. Ma che fa? Ma è scemo! Aspettate. L'arma di potenza. Affanculo, coglione! Ecco qua. Sì. Chi è? Perché? Buonasera, come la va? Ma ciao ragazzi! Ciao! Tutto bene, come state voi? Tutto bene, che mi raccontate? Ho fame, vai a mangiare, patato, vai a mangiare. Cala, chiedo a te la gentilezza dello sciottino, carissimo. Come va? Che avete fatto di bello oggi, tra l'altro? Ah, avete portato Crash Bandicoot l'ultima volta, Warped. Ma voi state portando i remake, mi pare. Vengo a Red e Super... Ok. Ma aspetta. Siete entrambi... O solo Pogrea o solo Sinanju? In questo caso, io Cotto per via del lavoro. Allora sei Sinanju. Immagino che sei Sinanju. Ok, Cotto per via del lavoro. Ma hai fatto notte o... Giusto? Aspetta, devo vedere meglio l'icona perché io le emoticon le vedo... Le voglio sempre vedere. Scusatemi per un attimo. Ecco qua. Ok. Ok. Chiedo bene. Ma voi conoscete invece di Wall Within come gioco? Curiosità, perché comunque vi ci vedo con i giochi horror a voi. Vi ci vedo bene. Ollo! No, quello. Brucialo. Puoi bruciarlo? Caputtana, brucialo! Guarda che scemo, mamma. E vabbè. Ma... E mi faccio strozzare come una puttanella. Giocato? Tutti e due, eh? Che ogni tanto chiedo i pareri a chi magari l'ha giocato, cosa ne pensa, se gli è piaciuto. In realtà a me non sta dispiacendo, molto divertente, ecco. Solo il primo. Io ho intenzione di fare anche il secondo poi. Ce l'ho, ma non credo di portarlo subito, penso di aspettare un pochino. Voglio dare un po' di intervalli, ecco. In realtà sono super appassionato di cinema horror, ecco appunto, ma videogiochi horror devono essere veramente ben fatti per interessarmi. Quali giochi horror ti sono piaciuti di più in generale? Per curiosità. Perché ci sono alcuni giochi che assolutamente devo ancora giocare e devo recuperarmi. Altri invece che ho giocato, per esempio The Last of Us, non so, Outlast e The Last of Us, io ormai non so come faccio a scambiarli con i nomi. Outlast, il primo mi è piaciuto un casino, per esempio. Amnesia, il primo Amnesia pure è stato molto carino. Alien Isolation mi è piaciuto, anche se è stato molto lungo come gioco. Poi altri horror, uno indie ho giocato che mi ha stupito tantissimo, che si chiama, come si chiamava? From the Darkness, Control, che non è horror ma dei risvolti di horror cosmico, davvero? Ce l'avevo su PS Plus, solo che non ho avuto mai occasione di giocarlo, però quello mi ispira un casino come gioco. Non so se, so che deve uscire il secondo oppure è già uscito,
Su questo non mi ricordo. Alan Wake deve uscire pure il 2. Però non ho ancora capito se è proprio un bel gioco fatto bene o meno. Vabbè, devo provarlo assolutamente per dare un'opinione. Però devo... Non lo so, non l'ho ancora centrato come gioco, diciamo. Non ho capito bene come... che tipo di gioco sia, ecco. Il primo Alan Wake era stupendo. Ma il remake è fedele o hanno fatto tipo qualche cazzatina, qualche miglioramento? Che il remake io sarei molto più propenso. Diciamo che... Oh, madonna. Gli horror... Stavo dicendo, gli horror super realistici mi piacciono un casino. Perché mi medesimo più facilmente. E poi mi vedo galleggiare sto cadavere così, dai. Bellissimo. Ok, notiamo. Meno male che la stamina qua non c'è. Il remake ha avuto sfortuna e non l'ho giocato. Ho letto che ha avuto qualche problema. Oh, merda. Oh, wait a moment. Ah, vabbè, solo gente piccata. Sarà vivo? Oh, c'è qualcosa sotto. C'è qualcosa sotto. C'è qualcosa sotto. Mamma mia, che ba... Ma no, dai! Che cazzo è? Ma forse a livello di... tipo... come si dice? Meccaniche! No. Eccola, sono morto. Che schifo era. Una sirena? Questa è la mia principessa? Che schifo. Silent Hill me li devo recuperare. Assolutamente. Non l'ho mai giocato in vita mia. Devo assolutamente recuperarmelo. Poi pure il caro Giuto mi ha fatto veramente venire tanta voglia di provarlo. Ti sparo a caso? Ma di là? No. Ciao Bea. Devo far vedere un meme. Ah, beh, mi devi fare un meme, un attimo solo. Mettiamo un attimo in pausa la live per il meme. Ok, c'è un cane e un doggo Chad. Happy Meal Toys 20 years ago, Happy Meal Toys now. È letteralmente così il meme. Il meme che rispecchia la realtà. Perché è vero, fermi signori. Tutti. Permettete, ma questa è la verità della nostra società di adesso, che fa schifo, che purtroppo il capitalismo sta veramente troppo... diciamo, spremendo questa via orribile di giocattoli delle P1000, no? Per risparmiare, magari. Cioè, raga, parliamoci chiaramente. Cioè, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Cioè, 20 anni fa ci davano questa roba fantastica e adesso le cose di cartone. Raga, ma dai, che schifo, veramente. A me sta passando la voglia di prendere gli P1000, onestamente. E tu direi, ma tu c'hai 20 anni? Sì, prendi 20. Cioè, non mi fate. Il Happy Meal è bello perché c'hai regali. Ma poi. Ci davano le consoline del cazzo con i giochi. Ci davano, cioè, guarda, si collezionano. Cioè, regà. Sono qua. Ma poi neanche 20 anni fa, è anche. Anche 10 anni fa. Anche 5 anni fa. Cioè, regà. Regà. Pokémon. Happy Meal, Pokémon, mo, sì, le carte Pokémon, vasso cazzo, poi non valgono ni... Queste sono sorprese, no? Quelle merde di cartonati là che hanno voluto fare mo. Ma cos'è sta roba, veramente? Vabbè, cioè, proprio, è loro guadagno, e io pago, cheat. Abbiamo un bordello di roba vecchia di Pokémon, bellissima. Ti hai detto bea di mia mamma? Ti hai detto di mia madre? Comunque, che schifo. Le carte pezzotte di Pokémon sono proprio brutte. Boh, beh, ti è uscita una VMAX di Slowpoke di Alola. Ah. No, è Galar, scusatemi. Cioè, questa varrà tanto. Guardate bene come sono tutte brutte, tagliate male. No, scolorite. No, dai, non dire così. Errori di stampa possono capitare. Cioè, Tipo questa, regà, ha tutti i bordi gialli, ma tipo sopra non ne ha perché è tagliata malissimo. Dai, però io sono molto più fortunato, ho avuto tipo 3 VMAX in un'unica bustina. E io infatti no, sono l'unica per... vabbè, dai, almeno ti è uscita. Metti almeno dritte! Beh, non c'è tempo, devo giocare, che ore sono? Già le 7? Finiamo sto capitolo e poi vado in palestra, dai. Devo andare in palestra perché devo andare in palestra, raga. È un must andare in palestra. Devo bruciare un po' di calorie. Intanto, continuiamo. Ma posso... No?
Vabbè, abbiamo aspettato tutto questo tempo per il nulla, il nulla cosmico. Per dire che Resident Evil sono fermo al terzo e non i remake. Io li ho presi tutti, mi pare che ho preso il secondo e il terzo di remake e il quarto la remastered, anche perché li ho presi prima del che uscisse il remake del quarto. E mi spera un casino il quarto. E raga, io non so che devo fare. Cioè, se mi tuffo mi prende. Me li devo recuperare assolutamente tutti. Mi manca solo l'ultimo da comprare, però. Sì, sì, ho visto che Giuto lo stava portando. Giuto, Giuto è bravo a portare queste cose. Oh. Dov'è il figlio di puttana? Non si deve aspettare che esce. No, io le odio le cose con le cose d'acqua, diciamo, cioè. Dai, muori! Ah, sono un coglione, vabbè. Ma secondo voi lo riesco ad uccidere? No, niente, non c'ho manco più. Però forse se lo sparo sparisce per un po'. Ci sta, cioè uno si offende poi, ok? Eccola, sono già morto. Ma che spaccimma devo fare, dico io? Ma che devo fare? Lancio la bomba? Passo alle bandiere forti? Riunione però, forse li ritroviamo tutti, i nostri amici? Lai da bestia. Però mi sa tanto di spreco. Ecco qua, sono morto. Sali subito. Sali! Sali! Bastardo! Non stava salendo. Sali, sali. Sali! Ma ti muovi! Ma vai così piano che c'è un mostro che ti sta seguendo. Cos'è quella cosa lì? Muoviti, muoviti! Muoviti! Ma sali! Che cazzo fai? Questo è scemo! Questo è scemo! Ok. Madò. E mo? E come faccio? Fambres, Fambres, muoviti, muoviti, muoviti. Ma perché vai così lento? Ma come fai ad andare così lento? Io avrei fatto le corse. Sarei scavato, non lo so, avrei scavalcato qualche parte. Non lo so, avrei fatto qualsiasi cosa. Tranne quella cosa che hai fatto mo. Sicuro non farò un bagno per un bel po' di tempo. Ma va a cagare, cioè questa è la frase che ti viene da dire? Serio? Ste casse? C'è qualcosa dentro? Spacchiamo? Magari veramente c'è qualcosa dentro. C'è materiale prezioso. No, indistruttibili, vediamo. E invece no, c'è qualcosa dentro. Ma come salgo? Vabbè, ho perso l'occasione, non fa niente. Ho perso anche una pallotta, perfetto, da posto. Ottimo. Ma perché si era scurito tutto all'improvviso? Ovvio, ovvio, mi sembra giusto. Ma che cacacazzo che sei, frate. Cioè, perché? Non l'ho capita sta cosa, non l'ho proprio capita. Frate, ma siete in due? Dove devo andare?
Ah, questo è stanco, la vecchiaia. No, ho sbagliato. Un marò. A secco sì. Però in teoria io dovrei anche spararli in testa questi qua, Mamma mia. Mamma, aiuto! Maronnami! Le mani, tienimi le mani di dosso! Tienimi le mani di dosso, che vuol dire? Giù le mani di dosso, forse. Mamma mia! Sto vivendo con troppa ansia! Più sciallo, Dario, più sciallo, non muori veramente nel gioco. Vabbè, però, pure io! No! Le sto missando tutte, guagliù. Tutte le sto missando. Ma... no, ho sprecato la bomba prima. Vedi che sto stronzo io. E perché non sprecare questa invece? Ma qualche cadavere che mi droppa qualcosa? Aspetta, ti aiuto. Mi lanci un po' di sculo, che fai? Aia. 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 Oh, l'ho preso. Maronnami. Via, show. Sciami sta. Corri. Ok. Ma che maronna è? Ma qua è morto qualcuno prima? No? Allora, qua c'è una... ci sono delle casse, credo. Stonks, stonks. Per una pallottola di... fucile a pompa va benissimo. Infatti quello che farò adesso, in questo esatto momento, mi infilerò questa bella siringa super... no. Pucchino. È morto? Bruciamo? Che? Ah, ma era uno stronzo qualunque. Ok, ce l'abbiamo fatta. Tuono? Perché tuono? Vuole fare il Pokémon? Cala, usa tuono! Ma è una fin... in che senso è una fin? Come vuol dire che è una finta, scusa? Erano tutti veri, stai per morire, fra. Oh mamma mia, non ho più niente. Serviva solo per farmi sprecare pallottole sta parte, effettivamente. Che cos'è? Una valigetta? Ah, una magnum! Così a caso? È una pistola, come l'altra. È uguale. No, raga, io infatti di pistola non capisco un cazzo, sincero. Allora, qua abbiamo... lasciate sta. Secondo me però c'era un altro modo per rompere queste cose, eh. Vedete che si potevano usare i pugni? È stanco il vecchietto, è stanco. Cassaforte, che io queste cose non l'ho ancora capito a che servono, eh. Siamo a 75, ma di cosa esattamente? Vabbè. C'è una voragine? Una voragine c'è? Chi è? Che è successo? Perché? Ah, si è chiusa la serranda? Va bene, va bene. Crolla tutto, cazzo! La luce! No, non ci credo. In che senso? Perché? Vabbè, è il momento adatto per potenziarci. Sì, sì, concordo. Fa veramente cacare. Sarà opera sua. Di chi? Usano il soggetto, ti prego. Che io non capisco, non collego. Ah, è tutto rotto. Signorina, baionetta. Che è stato? Un marò. Va tutto bene. Si rende conto che nessuno mi sostituirebbe. In che senso? Ma devo aspettare che per salvare? Può
Puoi evitare di andare così piano? Grazie. Ok, potenziamoci un po'. Abbiamo un botto di roba da usufruire. Oh, un danno corpo a corpo lo farei perché mi piace. La durata dello scatto pure lo farei perché è importante correre. Recupero la siringa pure, importantissimo. Già abbiamo dimezzato tutto, porco schifo. Barra vitale pure. E andiamo di armi adesso, pure riserva. E la magnum, la magnum chiede cose, robe. Ok, solo 200, perfetto, non posso fare nient'altro. Ho buttato tutto. Ah, perciò mo giustamente c'hai tanti schifi di cose da usare. Perché le cose costano un casino. Vabbè, nel dubbio salviamo. Sì, voglio salvare davvero questo file. Non so perché non dovrei salvare questo file, però va bene così. Ma quindi la situa com'è? Dove andiamo? Non puoi usare i calci come sempre usati? Mo vai piano. Vabbè. Cos'è qua? La luce? Vieni, provo. Cioè, serviva... Cioè, non ho capito. Ah. Vieni premuto. No, basta. C'è bisogno. C'è checkpoint. Perfetto. Abbassati. Ecco qua. Cos'è che è qui? Fiammiferi. Non mi servono i fiammiferi. Voglio le munizioni. Voglio sparare. Ma... Ah, ok. Pensavo fosse un bluff. Dove guardo? Frate, che fai? E Fra prende l'ascensore? No, vabbè, veramente, basta un pugno. Basta un pugno per spaccare sti scatoloni. Raga, non si fa niente lui. Indistruttibile. Che roba. Ma guarda sto figlio di... E puta. Oh. Aia. Aia. Che schiat. Senza rispetto. Un po' come se lo sputassi in faccia. Allora, qua non credo possiamo andare. Ma sta in un luogo che male cava così, però. Munitions. Oh, oh, e che stiamo giocando? A nascondino? Ehi, dottore. È arrivato quello col ferro, è arrivato. È pericoloso, però, lui, eh. E cade giù, attenzione! WrestleMania! Ora Royal Rumble che se cadevi perdevi, guarda. Che cazzo fa? Ma mi ha lanciato una bomba, che cos'era? Un fumogeno. Ho usato troppo. Sono immune, attenzione. Oh, ho bruciato pure lui, che culo. Che culo. Perfetto. Sali. Ciao. Siamo i tifosi ospiti negli stadi. Chiusi poi letteralmente nelle gabbie. Ti ho visto aprire. Ma che cazzo è stato? Figlio di puttana! È stato lui! Bonjour! Ok, mi ho fatto saltare il cervello, perfetto. Raccogliamo qua. Schifo. No.
Aia! Madonna, che schiaffo lento che mi hai dato, bro. Ed è caduto giù il bro. Ma non gli esplode, ecco appunto. Me la sono chiamata. Me la sono proprio cazzo chiamata. Porca miseria. Ok, curiamoci per forza. Neccos. Infatti, però quando ho detto, ma scusa, ti sono boom. È stata bellissima la scena, fantastica. Allora, lui diceva, tieni premuto qua. Però non ho capito dove. Dai, ma non muore! Ah, ma che coglione, ho sprecato un colpo! Cazzo! Ma che cazzo? Ma c'è un interruttore? No, vabbè, ma... Che pezzi di merda! Dai, ma guarda che cacavento di cazzo che è! Assa fa! Ah! Furia sca... Che ho fatto? Ho ucciso 200 di loro? Possibile? Madonna, raga! Incredibile! Ecco qui, dai! Cos'è sta musica inquietante? Ma io c'avevo anche la Magnum, vabbè, non sono abituato. Checkpoint, perfetto. Chi è? Di qua? Mi sapevo di sì. Buttati, che morbido. Però la testa gira, cazzo, si gira. Di qua. Andiamo di qua. Devo abbandonarti, teso, la cena chiama. Fate i buoni. Ma che baiocchi. Ora è Bauli, non mi ricordo. Comunque ti preoccupare, Amio. Grazie per la compagnia. Nel caso ci becchiamo. Se becchiamo domani. Se becchiamo. Con Pokémons, tra l'altro. Mi sa che domani, verso le 5 e mezza minimo. Oppure barra 6. Pokémon. Tocca Pokémon. Ecco qua. Ragazzi, se vedete un lucchetto che blocca una porta, pugno e via. I pugni sono la soluzione a tutto. Così mi insegna The Wolf Within, eh. Sì. Allora, vediamo. Io... Ecco qua, fare la ricarica qui. Cosa sto facendo esattamente? Piato un motore che farà... Ah, mi apre... Ah, giusto. Mi sembra corretto che apra... Cioè, la SWAT zombie, dai, ma quanto è trash sta cosa. A secco. Grazie che me l'hai ricordato. Ah, no? Dai, ma veramente, regà? Devo usare le mani? Ma dai, veramente! Ok, ciao! Kenzo! Dove vai? Dove? Scappi? Scappi, codardo! Ecco, mi sono fatto menare. Guarda là, c'è... Guarda là come ti nascondono le cose. Tiè, suca. Puoi bruciarlo? No, non può bruciarlo, vabbè. Forse ho finito i fiammiferi, effettivamente, non ci ho pensato. Ma è morto? Non capisco. Non capisco, è morto? Non schiatta? Dagli un calcio e fa... No, niente.
Io ho paura che questo è ancora vivo. Ma questo è ancora vivo, vedi? Stavo facendo finta di essere morto. Ma forse è morto veramente. Vaffanculo. Aia, aia, mi sono fatto colpire. Ecco qua, al pipo, al pipo. Ok, così è morto, perfetto. Siamo alle ricariche. Ma la vera domanda è, mo, dove devo andare? Di qua? Sì, sì, di qua, di qua. Così prendo questa cosa. Oh, quanta roba, mi emoziono. Ok. Qua è una brutta sensazione. Ecco qua. Perché all'improvviso è diventato tipo Donkey Kong in 3D qui? No! Ecco qua. Ma dove l'ha lanciata la bomba? Susce! Sì, sì, molto piano, mi raccomando. Ti permette. No. Bestia! Porca puttana! Brucia! No! Mamma mia di poco! Vabbè, un colpo e muoiono però. Ma si vede proprio che fa in modalità facilissima. Quasi. Quasi. Non ti permettere. No! Ah! Dai! Minchia, ho la magnum! Ho la magnum! Madonna, è potentissima la magnum. Ecco qua, magari muore, stronzo. Ma la cella sta prendendo fuoco? Sta prendendo fuoco la cella? Devo fare qualcosa? Estintori? Qualcosa per l'emergenza? No, un cazzo. Perfetto così. Ma come si spegne se si apre poi? Cioè... Ah, da sola. Ci sta, va bene. Ah, solo lì, proprio apposta per farmi scendere. Che grande. Che grande. Uè! No, niente, non ha funzionato. Allora, vediamo un po'. Sto messo male, molto male con le munizioni. Giusto, giusto. Doveva andare così, fratelli. Quindi non si sale? Non posso salire, ho perso l'occasione d'oro di raccogliere materiale utile per sparare. Buono, buono, ottimo così. Vamos. Ok, checkpoint. No, niente. Perché una statua? Ma che cazzo dici? Ma perché le bombe? Sei scemo. Sto sta fuori. Ma poi scusami, l'unica cosa buona è arrivata per prima. E allora non mi conveniva continuare a premere. Cioè, raga, è uscita una bomba e una statua da quella roba. Ma che cazzo? Voglio un distributore così in casa. Ma proprio. Scherziamo. Ok, qua c'è un ufficio. E adagio adagio divenni strunzo. Era così, vero, Samu? Ciao, Samu, come stai, Samu? Nievil. Oh. Pucchini, chi è? Il baluginare del faro. Kairi, ciao carissima, come stai? Il punto in cui mi trovo. Sembra penetrare ogni cosa per giungere fino a me. La vista dell'ospedale non è un ricordo, ma qualcosa di persino più solido di ciò che posso toccare.
Intanto quello si sente ancora. Ok, Cala, puoi farmi uno shotino Samu, per favore? Tutto bene, poi io tutto a posto, Cala, tutto a posto. Sono molto energico oggi, tra poco penso che stacchiamo anche perché devo anche andare in palestra. Però dovrei anche mangiare, quindi chissà, morirò probabilmente, però va bene così, non fa niente. Mangio dopo, sì, non posso correre mentre ho il cibo nello stomaco, se no muoio. Dario diventa veramente dead poi. Per adesso tutto a posto, cara. E ci sono novità nella vita. Come piacete qui su Nievi Within? È andato bene, dai, abbiamo fatto un capitolo. Vabbè, è vero che stavamo continuando il capitolo precedente, però, ti devo dire... No, 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 ma perché una bomba? Ecco qua, sono esploso, niente, vabbè. C'è no, non c'è no, è vero? Meno male, mi sono salvato. Ecco qua, non vi posso curare, perfetto, ma... Perfetto, l'ho preso in culo. Mi pare che si può recuperare vita se sto fermo, sì, ok. Tutto come sempre, vabbè, ci sta, ci sta. Ma Davi che fino ha fatto Kaidi? Che effettivamente non lo vedo un po'... Lo vedo in giro da un po'. È ancora giù? Davi, dove sei? Torna qui da me. E senza wifi a casa? In che senso? Che è stato? Che ha passato? Samu, tu come stai invece? Kidman. Oh no, Kidman, Nicole. Le donne aspettano sempre. C'è la priorità qui. Cercare oggetti utili per il completismo. Mamma, non so passare in mezzo alle cose. Ho problemi di profondità, mamma. I genitori gli hanno staccato... Ma come gli hanno staccato la rete? Ma scusami. Ma belle buone, sono impazziti? Allora, comunque mi ero dimenticato di dirtelo, però prima sono contento che tu ti senta meglio. Bravo, Denis, sono felice. Grazie, Samu. Anche se magari un po' patisco la fame in questo momento. Cioè, dovrei mangiare più roba, diciamo, di merenda, tipo frutta e cose di questo tipo. Che prima di fare live ho mangiato la banana, però effettivamente dopo un po' non basta, diciamo. Quindi se poi devo andare in palestra, è un casino. Oh no, la Kidman! Ah sì? Che è stato? Oh no. Vai Lulu, toglilo da lì. Mostra la tua padronanza. Cos'è? Sto morto. Vabbè. Ma perché? Ma povero Davi, mi ha fatto una cosa di male, ma scusami. Diciamo che il problema è un poco più importante, però è più giusto che te ne parli. Ah, vabbè, assolutamente. È che non c'è modo di parlarlo, parlargli a questo punto. Quindi al momento è ancora in alto mare. No, non pensavo sta situazione. Mi sembra assurda. Lui se ne sbatte il cazzo, beh. Ha recuperato la roba. È una situazione un po' greve. Ah, ma è live, scusami. Sta seguendo lo streaming di Resident Evil 4. Capitan Zodiac. Alle 19? Da 40 minuti? Mi è arrivata la notifica adesso? Ho impazzito il mio telefono. Bea non può sentirti, Sam. Eri tu? Ma perché da te sa Davi? Mi confuso. Vabbè. Ma che presa per il culo. Dai, mi saluti bella, la ringrazio ancora da parte mia, per favore. Penso che già l'hai ringraziato abbastanza, non va bene? No, non va bene? Beh, Samu ti ringrazia perché non è abbastanza. Ciao, Samu! L'hai pagata? Ma a posto così, non c'è bisogno di ringraziarlo. Lo sostituisco momentaneamente visto che lui non può. Ah! Questa cosa mi confonde. Destabilizzato. Oh no.
Vabbè, ma che scapocchiamento questo, mamma mia. Sì, attenzione, l'ho ringraziata parecchio, ma non è mai troppo, credo. Sì, può essere troppo. Poi ti spiegherà lui. Sì, assolutamente, sarò lì di giù e pronto ad ascoltare. Un po' come faccio con te. Esatto, uguale. Piedi! Ho visto i piedi. Raga, ci sono dei piedi. Abbrustoliti. Crunchy. Ma scusa, se faccio così li uccido. Aiuto così. Ah, no, è secco. Ah, continua lì Lulu a cacciarlo. Lo vuole... Ma la seconda lo fa apposta e basta, cioè... Vabbè, ma che presa per il culo! Fotopiedini, se vuoi te le mando tutti. Io mi sa che tra poco stacco perché mi... A parte un po' mi ha rotto il cazzo che devo capire un po' meglio come si fa sta parte. Però vabbè, devo andare, ecco, devo andare. Tra l'altro, quante ore di live? Manco due. Marogno. Vale, come ci facciamo si fa sta parte? Piglia in culo! Piglia in culo! Sali sull'auto. Sali sull'auto. Ho tua mamma e una mamma. Una brava mamma. Che siete due persone d'oro, io non sono abituato... ecco, facciami naturale dimostrare il mio apprezzamento tramite il ringraziamento. Oh, oh. Che cosa carina da dire! Vabbè, lo stronzo sta di là, quindi posso prendermi le scale. Giustamente, proprio nella direzione più sbagliata totale. Ho visto che c'era qualcosa, prendilo. Grazie. Kidman! Aiuto, ce ne sono troppi! Te li sparo? Sì, ti aiuto? No, no. Sono immortali. Vabbè, cazzi tuoi. Donna femmina! E mi sa che il gioco vuole proprio che io schiatti. Leon! Help! Oh, guarda, io non vedo l'ora di giocare a quello gioco solo per sta cosa, guarda. Ammazza, che brutto che sei. Adele, proprio se avevo bisogno di una nuova maglietta e ho preso quella di Flowey. Ah, l'hai presa tu? Sei un fetente. Ma scusami, mi dicevi... Ma me lo dicevi? La stampavo qua. Sparagnavi anche dei soldi, cazzo. E non guadagnavo 3 euro io. Però apprezzo tanto, Samu. Ti voglio bene. Ti voglio bene, cazzo. Me l'aspettavo. Però io non vedo l'ora. Ma di cosa, aspetta. Ops. Ma aiuta l'algoritmo di Redbubble, però, dai. Ha un algoritmo Redbubble? Penso come tutti i siti, dai. Sì, ma stai calma, beh. Sei troppo agitata oggi. Dario. Che c'è? Niente. Okay. Leon! Eccola, sono morto. Ma non sale, guarda. Guarda quella puttana di tua sorella. Scusate, la prossima volta te lo dico. Non ti preoccupare, va benissimo. Più che altro fammi sapere quando arriva, sono curioso. Voglio vedere come esce, più che altro. Ah, che non, non vedi l'ora che giochi a R4. Smash. Vale. No, Orni, eh. Io dici tu, Bea. Mi chiedo tu. Okay. Dovrebbe arrivare tra venerdì e domenica. Ah, minchia. Presto. Wow. Proprio lì, dove è andato sott'acqua. Mi è spawnato in faccia. Ma guarda sto coglione che non... Cosa dicevo? Che bello sto gioco? Stavo dicendo che è bello sto gioco? Uff, no, perché uff? No, vale, no, non fare uff.
Fuffuscatush. Faccio l'ultimo try, eh. È che è un po' lungo il percorso qua, eh. Il gioco è un po' stronzo. Perché mo spawna? Questo è un coglione. Vabbè. Pucchinara. No, vabbè, quello mi sta aspettando col fucile. Pezzo di merda. Ma... no, vabbè. Ma che pigliata per il culo sto gioco! Che pigliata per il culo! Cioè, in realtà qui è come se non ci fosse nulla. Come se non ci fosse nulla, raga. Perché pure se ci arrivo, non ci sale. Tronca con le mie regole. Dai, 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 muoviti, 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 muoviti. O mi spawn in faccia, vedi? Lo sapevo. Ma che gioco di merda. E lui raccoglie la bottiglia. Vabbè, lasciamo stare, va. Ci proviamo la prossima volta, fa niente, lasciamo stare. Insomma, mi viene una crisi di virgole qui. E ne dico di ogni tipo. Va, fa niente, basta. Ci cacca tu cazzo. Va, fa mucco. Non ci piate collar. Salviamo. Ma si salva qua, vero? Mi ho staccato il cavo. Ma grazie al cazzo, scusami. No, cari, non essere triste. Non c'è nulla di essere triste qui. Per essere triste. Mi sa che sono costretto a procedere. Vabbè, come non detto. E col cazzo che faccio da capo. Scusatemi, eh. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Giustamente non si può salvare. Quindi, vabbè. Proviamoci. Ok. Un po' tosta questa parte, ma per l'ultimo sbagliato. Ovviamente, Samu, ovviamente. Ma guarda qua, va. Guarda qua dove mi era spawnato. Mamma mia. Pia la bottiglia, va. Caduto in acqua il coglione. No, vabbè, ma che devo fare? Cioè, prima ci arrivavo se non deviavo verso sinistra. Se no, perché sono un coglione. Sono un coglione, è vero. Sono un coglione, cioè avete ragione, sono un coglione. Ti prego, non mi spawnare in faccia. Corri più veloce, nuota più veloce, corri il cavallo del West, eccola. No, vabbè, è allucinante sta parte. No, raga, ma è proprio... cioè, è fatta col culo. Sincero, è fatta col culo sta parte. Fatta proprio male. A meno che proprio veramente sto sbagliando e tu dici ok Dario sei un coglione, stai sbagliando, perché c'è un altro modo per farla. Sennò si basa sulla fortuna che non mi spawni in faccia. Io sto andando così a culo, a tentativi. Domanda, puoi attirarlo più lontano per metterti in notare in fretta? Non ho bersagli, non, cioè ho solo una pallottola dove posso sparare.
C'ho la bottiglia laggiù e basta. Infatti così è un po' ingiusto che non puoi fare diversamente. Non lo so, se no proviamo a fare una cosa. Magari con la pistola posso attirarlo un'altra parte. Però mi sembra strano. Che qua bottiglie non ne vedo, raga. Qua non... No, c'era una. In realtà c'era una bottiglia. Ce ne sono anche due. E lui raccoglie la bottiglia. Mica sale. Sto scemo in culo. Se la butto qui. Che poi lui va più avanti. Cioè, come deve, come funziona? Come funziona? Non si muove. Ma si spara il statistico fucile. Quello è la cosa. È il motivo per il quale ho detto avete ragione che sono un coglione. Perché ci ho pensato dopo a spararlo. Ma se ci arrivo, perché pure, è pure bello protetto. Non è che tu dici, ah, vabbè. Dovevi farlo prima. E ok. Però secondo me non ce la faccio. È troppo super protetto il coglione. No, vabbè. Sali. No. Ok, proviamo a spararlo. Sto figlio di puttana. Ma la vera domanda mo è... Ah, la bottiglia la devo ripescare. Mamma mia. No. Sta lì! Sta! No! Ora! Non mi avessi sorto! Ok. No. Ma seriamente? Dai! Sono pazzo, sono un folle, sono un cazzo di pazzo folle. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sali le cazzo di scale, ma come vai piano? Come cazzo vai piano? Ma io sto senza armi, mo. Durissima, minchia, adamantio. È giusto adamantio? Troia, raga, che parte di merda questa. Ok, munizioni. Gioco, dammi le munizioni. I fiammiferi dell'amicizia mi dà. Vabbè, grazie. Grazie dell'aiuto. Buongiorno a tutti. Sia belli che brutti. Benissimo, sono morto per la bomba. Non ti dà cura, non ti dà munizioni, non ti dà un cazzo, giustamente. Esplodi, scoppio come un coglione, no? Mi sembra corretto. Vabbè, l'importante è che il checkpoint era qui, quindi vaffanculo. Ora mi chiamo violenza. E sono un coglione due volte. Ah, però sono sopravvissuto stavolta. Quindi, gran suca. Hanno preso un po' di danno di esplosione, vero? Che cazzo? Difficoltà normale. Tipo incapace, no? O scegli quella normale o quella difficile. E io ho scelto quella meno difficile. Meno male mi era venuto male per dopo tutta sta fatica. Minchia. Ma seriamente. Vediamo se li attraverso. No, manco per il cazzo. Però la magnum. Oppala. Ma... Sei sordo. Bruciate, bestie. Niente, mi piace proprio farmi strozzare come una puttana, Recupera vita. Vaffanculo. Brucialo e recupera vita. Come sei morto? Mi sa che c'era una trappola del cazzo. Cioè, guarda.
Guardala, guardala dove te l'hanno messa. Pensavo di sbloccare. Vabbè, vabbè. Recuperiamo. Qual è il problema? Si recupera. Dai, 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 che devo andare in palestra. Non ridere, non ridere delle mie disgrazie. Cazzo. Ah, vado là, va. Finalmente, una cazzo di cura. Oh. Vabbè, in qualche modo i fiammiferi sono stati utili, dai. Oh, oh, ho visto un'altra siringa. Vai chiusa. E mi fa le clip. Deve essere clippato il personaggio che si incastra sulla trappola. Non ce l'hai fatta? Un abbraccio, che non ci vediamo dalla vita. Pensavo fossi morta. No, eh. Quante emozioni in questo gioco, mamma mia. Veramente, mi emoziono. Penso ce ne siano altri. Gne, gne, gne. Attento, ma non mi far girare. Ma che cazzo fa? Ma perché sta andando da solo? Ce l'avevo in pugno. Vabbè, è inutile che uso il cazzo di... Oh, usiamo i pugni. Scherzavo, scherzavo. No, no, la risposta è no. Capito. Affanculo a tua mamma. Ok, da posto. Dato una cecchinata in faccia a sto coglione. Dai, dai. Oh, succo di kiwi. Stai lì, Sklang. Aspetta, che citazione è? Sklang? Stai bene. È dalla chiesa che... Eri alla chiesa? Sì, con Joseph. È messo male, o almeno lo era l'ultima volta che l'ho visto. E il ragazzino dell'ospedale, Leslie? L'ho trovato in una gabbia. Io non sapevo che Leslie fosse un nome maschile. Com'è possibile sta cosa? Ma veramente non c'è un salvataggio, un modo per salvare? Si mi manda a fanculo. No? Ah no? Pugno! E c'è? Niente? I culi di cazzo? I culi di cazzo? Ma che spacci, ma è tutto distrutto qua. No, no, non è qua che dobbiamo andare. Ma un consiglio. Ah, la porta. C'è la porta che sarà chiusa a chiave. Invece no, invece no. Attenzione, attenzione. Abbiamo visto strane cose. Un braccio. Hai perso del sangue dal naso? Ha avuto mal di testa? No, perché? Joseph, sì. Non vedo il rumore, ma è metallo che si chiude. Ad esempio, una taglia. Ah, forse non colpisce tutti. Ah, sono stupido. Io voglio fare fumetti. Sono anche i suoni. Questo ha bevuto troppo, si vede. La sbronza. Ha avuto la sbronza. Ok. Sono le 8 intanto, attenzione. Che cazzo è? Ah. Ricorda pure Amnesia sta roba. Che schifo. Non sta succedendo niente, vero? È tutto nella sua faccia, nei suoi occhi. Sebastian, che cosa? Stai indietro. Oh no, è diventato un maschio arrapato. Femmina! Scusate, ci stava bene la battuta. Ah, quindi è morto o lui ha ucciso lei? Chi lo sa? Vabbè, comunque. Bella lanterna che attraversa il pavimento. Quindi la riunione è finita. Ma ah! Ah, questa è la prigione! Cosa c'è? È la prigione della... La Horny Jail. Ecco appunto, vedi, stavo diventando un pervertito. Ma sei contaminato. Proverà a fermarmi usando te. Ehi,
Di che stai parlando? Del farinuiti. Savu. Io faccio il giro, ok? Vengo lì e ti tocco le mani. Che sei una principessa. Apri questa cazzo di porta, donna! C'è Leslie? Leslie? Leslie, sei tu? Leslie, esci facciamo questa... Ah, si apre di... Ah, ah. Io avrei paura. Perché sicuramente... Ah, è veramente Leslie. Bravo. Ancora un po'. Allora non sei fottuto un cazzo se l'ha attaccata alla donna. Che c'è? Ehi, vieni qui, bestia! Se lo facevi prima forse lo trovavi. Credo. Ancora? Un checkpoint? Questo giochetto mi ha stufato. Infiammabile. Mi sa che forse qui non devo usare attrezzi. Porca puttana. Sono un coglione. Ma i mostri qua non sentono niente. Mi conviene sempre andare qua sotto, scusate. Ui, ma ci cacate su. Facci messo. Maremma maiale impestata! Muoviti, muoviti, muoviti prima che ti lancia una sburla. Non sale, vero? Non sa salire. Anche perché sai com'è? È enorme. Non può salire. No, regà, le bottiglie non servono un cazzo per distrarre. Un labirinto qui, fa. Qui. Bucchino. Bravo coglione, vabbè. Mi sa che ho fatto una cazzata, eh. Però mi stanno lasciando fare. Ah, mi date una mano? No? Guardate, basta? Ok, ciao. Posso anche io? Tessera magnetica. Ok, sta a posto. Ciao. Ciao. Ma minchia, con che nonchalance io. Raga, così si gioca ai videogiochi, eh? Se volete vi insegno. Buongiorno, buongiorno. Ma come salgo? Ah, ah. Deficienza artificiale, è stato bravo. Ehi, Dario, che fai? Niente, film, che succede? Mi stavano guardando il culetto. E il mio motto è guardare, ammirare, ma non toccare, fra. Non funziona, Cocco, non funziona, perché è praticamente Cocco, lo sapevo. Ma quello è Joseph Joestar. Nice try, comunque, nice try. Niente, raga, mi sa che faccio tardi, perché non riesco a trovare un cazzo di punto di salvataggio. Però forse in realtà l'ho appena trovato, eh. Quindi vi direi, stacchiamo qua e... Boh. Ah! Dai! Ok. Ragazzi, stacchiamo qui.
Stacchiamo qui, vado a salvare così me ne corri in palestra. Che almeno anche mezz'oretta solo va benissimo. Basta che faccio una corsetta che devo dimagrire, ecco, più o meno. Cioè ci provo, nel senso. Riunione. Accetta, salva, ok. Ho giocato... Stai zitta, Bayonetta. Stai zitta, torna quando sarai una protagonista. Allora, se c'è... Se ho capito bene, Davin Live, vi manderei da Davin Live, anche se dovrebbe essere, credo... Kairi, credo. Se no... No, forse è una bugia. Era una bugia, mi sa. Vabbè, mando da MGB. Sta portando Undertale. Ed è da Sense. Vediamo se riesce a vincere. Quindi andiamo da lui. Anche per ricambiare un po' tutti i raid che mi fa ogni cazzo di volta. Quindi, e schere. Raga, vabbè, detto ciò, io vi ringrazio per la partecipazione. Sono contento che bene o male comunque... Beh, è un orario che può funzionare alla fine. Ci riproviamo domani verso le 4:30... No, scusate. Verso le 5:30/6 con Pokémon... Che non ho giocato manco per sbaglio. Vedo se riesco a portarmi l'emulatore virtualmente. Così almeno me lo provo a giocare mentre sono al lavoro. Perché tanto Pokémon posso giocare in qualsiasi momento. Sì, gran cazzi. I momenti di tranquillità che ci saranno. Perché comunque non ci sono campionati e quant'altro. Quindi niente. E detto ciò, vabbè sì, vi aspetto domani. Vi voglio bene. E fate i bravi. Fate i bravi. Mandate. Se non avete fatto, seguite i MGB. E portategli fortuna che ne ha bisogno con Sense. Ok? Detto ciò, mandatemi anche un bocca al lupo per la palestra che devo fare. Sperando di non svenire. E vi voglio bene. Vi voglio bene. Alla prossima. Ma la finiamo qui. Ok? Buonasera. Buonasera. Anche a te, Sandra. Niente. Ne ce la faccio, cazzo. Beatrice, ti lascio il computerice. Niente.